Da un'intervista a un gruppo di persone è emerso che il 23% salta il pranzo, il 40% mangia lo yogurt a pranzo, il 33% non mangia lo yogurt. Possiamo dedurre con certezza che A. Esistono persone che saltano il pranzo e non mangiano lo yogurt. B. Tutte le persone che mangiano lo yogurt pranzano. C. Tutte le persone che pranzano mangiano lo yogurt. D. Esistono persone che mangiano lo yogurt ma non a pranzo. E. La percentuale di persone che non salta il pranzo è inferiore al 70%. Ciao, io sono Claudio e tu sei su Qui Matematica. Mi è stato posto questo quiz tramite il mio sito quimatematica.it. Sul sito, nella sezione domande, è possibile postare dei quiz e postare le soluzioni dei quiz degli altri utenti. È un archivio che contiene ormai più di 1200 quiz risolti. Partiamo dalla prima e dalla terza affermazione, che sono le più semplici. La prima affermazione dice che il 23% della popolazione intervistata salta il pranzo. Quindi possiamo affermare senza ombra di dubbio che il 77% della popolazione pranza. E questo ci permette già di affermare che la risposta E è sbagliata, visto che la percentuale di persone che non salta il pranzo è il 77%, quindi maggiore al 70%. La terza affermazione dice che il 33% della popolazione intervistata non mangia lo yogurt. Quindi possiamo affermare che il 67% della popolazione mangia lo yogurt. Le risposte A, B e C mettono insieme le due situazioni, il pranzare o meno con il mangiare o meno lo yogurt. Proviamo a costruire una tabella con tutte le situazioni possibili. Otteniamo una tabella 2x2. Quello che sappiamo è che la somma delle percentuali delle due caselle a sinistra è pari alla percentuale di chi salta il pranzo, quindi 23%, mentre la somma delle percentuali delle due caselle a destra è pari alla percentuale di chi pranza, quindi 77%. Similmente, la somma delle due caselle in alto è pari alla percentuale di chi non mangia lo yogurt, che è il 33%, e la somma delle due caselle in basso è pari alla percentuale di chi mangia lo yogurt, quindi 67%. Ora il problema è che non sappiamo come distribuire le percentuali nelle quattro caselle. Potrebbe venirci l'idea di considerare che la percentuale di chi non mangia lo yogurt e che salta il pranzo sia il 33% del 23%, quindi circa l'8%, e di riempire tutta la tabella di conseguenza. Ma la distribuzione che otteniamo non è certa. Per esempio, potrei togliere un 1% dalla casella di chi salta il pranzo e non mangia lo yogurt, rifaccio i conti, e risulta che sono aumentate di un 1% la casella di chi salta il pranzo e mangia yogurt e la casella di chi pranza e non mangia lo yogurt, mentre diminuisce dell'1% la casella di chi pranza e mangia yogurt. Ma i totali sono tutti corretti. Cosa devo fare allora per rispondere con certezza al quiz? Devo lavorare sulle situazioni estreme e da queste dedurre le conclusioni certe. Come fare? Conviene partire dalla percentuale più bassa, il 23% della popolazione che salta il pranzo. Questo 23% potrebbe stare o tutto nella casella in basso o tutto nella casella in alto. Ho quindi due situazioni estreme. Esegui i calcoli delle due situazioni. Tutte le altre possibili situazioni saranno comprese tra queste due situazioni estreme. Quindi concentriamoci sulle due situazioni estreme e vediamo cosa possiamo dire delle possibili risposte. La risposta C dice tutte le persone che pranzano mangiano yogurt. Le persone che pranzano sono quelle delle caselle a destra. Ma in entrambe le situazioni estreme esiste sempre qualcuno che pranza ma non mangia yogurt. Quindi questa risposta è sbagliata. La risposta B dice tutte le persone che mangiano lo yogurt pranzano. Le persone che mangiano lo yogurt sono quelle che stanno nelle due caselle in basso. Nella situazione a sinistra, tutte le persone che mangiano lo yogurt pranzano, mentre nella situazione a destra ci sono persone che mangiano lo yogurt ma non pranzano. Quindi non possiamo dire con certezza che la risposta B è vera. La escludiamo. Risposta A. Esistono persone che saltano il pranzo e non mangiano lo yogurt. Questo è vero nella prima situazione estrema, ma non è vero nella seconda situazione estrema, in cui abbiamo uno 0% di persone che saltano il pranzo e non mangiano lo yogurt. Quindi anche questa risposta è sbagliata, perché non è certa, anche se possibile.
rimane solo la risposta D. E visto che è l'unica rimasta, potremo già darla per buona senza ulteriori ragionamenti. Ma siamo proprio sicuri che sia la risposta giusta? La risposta D dice: esistono persone che mangiano lo yogurt ma non a pranzo. Attenzione che questa frase non corrisponde alla casella in basso a sinistra. Infatti non ci dice che le persone saltano il pranzo. Ci dice che non mangiano lo yogurt a pranzo, ma potrebbero pranzare mangiando qualcos'altro. Ma allora come possiamo essere certi che sia la risposta corretta? Beh, innanzitutto nota che c'è una frase del testo che non abbiamo ancora sfruttato. Sappiamo che il 40% della popolazione mangia lo yogurt a pranzo. Questa affermazione dice tre cose. Questo 40% della popolazione mangia lo yogurt, quindi siamo nelle caselle in basso. Questo stesso 40% della popolazione pranza, quindi siamo nelle caselle a destra. Inoltre, questo 40% della popolazione mangia lo yogurt a pranzo. Si tratta quindi di un sottoinsieme della popolazione rappresentata dalla casella in basso a destra. Sappiamo che questo sottoinsieme contiene sempre il 40% della popolazione. La parte esterna di tale sottoinsieme è composta dalle persone che mangiano a pranzo, mangiano yogurt, ma non mangiano yogurt a pranzo. Ed è proprio quello che stiamo cercando. Ora torniamo alle nostre due situazioni estreme. Nella prima situazione estrema, la percentuale di chi pranza e mangia yogurt è del 67%. Questo 67% si distribuisce nel 40% che mangia yogurt a pranzo e in un residuo 27% di chi non mangia yogurt a pranzo. Nella seconda situazione estrema, la percentuale di chi pranza e mangia yogurt è del 44%. 40% mangia lo yogurt a pranzo e un residuo 4% non mangia yogurt a pranzo. In entrambe le situazioni estreme esiste sempre una percentuale residua di chi non mangia yogurt a pranzo, quindi la risposta D è quella corretta. Ed ecco qui un suggerimento per continuare lo studio.